per noi che siamo chiamati a servire il Signore. È necessario che comprendiamo che per servire il Signore dobbiamo essere consapevoli che saremo attaccati, saremo perseguitati, saremo estromessi. La parola di Dio ci chiama ad essere vigilanti, ad essere integri, ad essere fermi, perché nella nostra fermezza e anche nella nostra sofferenza tutti gli altri riceveranno una grande testimonianza. Ma arriveranno le persecuzioni, arriveranno i combattimenti, come arrivarono a Paolo, come arrivarono a tutti gli uomini, ma il loro premio non gli sarà tolto. Anzi, il loro premio è grande nei cieli, dice la parola di Dio.